discepoli di Giovanni, può succedere anche a noi di preoccuparci più degli sbagli altrui che dei nostri e della nostra vita spirituale. Questo atteggiamento è generato dalla superbia che ci fa sentire superiore agli altri. La soluzione a questa malattia spirituale, che è la superbia, ce la dona Gesù. Indossare gli occhiali dell'umiltà per vedere non gli errori degli altri, ma noi stessi e la misericordia di Dio verso le nostre mancanze. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù in ogni giudizio che esprimiamo. Preghiamo per ottenere la grazia di saper discernere e rivestiamoci di umiltà. Ti consideri umile o superbo? Nella tua vita, quando la superbia prende il sopravvento, come puoi esercitare la virtù dell'umiltà?